Siamo nel primo istituto comprensivo di Nocera Inferiore, io sono un'insegnante di matematica e parlo a nome del Dipartimento di Matematica e di Scienze, allo scopo di illustrare ciò che noi facciamo. Utilizziamo le tecnologie sia nella matematica che nelle scienze. Alle mie spalle c'è un programma di geometria dinamica che viene utilizzato in tutte le tre classi, dove facilitiamo l'apprendimento di argomenti a volte un po' più ostici come la geometria. Ma il Dipartimento di Scienze è anche molto attivo e spesso i ragazzi sono impegnati in attività sperimentali. Anzi, la nostra programmazione prevede l'utilizzo dei laboratori almeno una volta ogni 15 giorni. Lo studio delle scienze sperimentali utilizza molto il laboratorio, dove i ragazzi sono coinvolti nel fare esperimenti anche a volte piuttosto complessi, come ad esempio la produzione di bioplastica. La chimica è un nostro fiore all'occhiello e c'è qui un ragazzo come Francesco che può illustrarci che cosa ha fatto recentemente. Allora, abbiamo realizzato una reazione acido-base utilizzando bicarbonato di sodio e acido acetico, producendo anidride carbonica che poi è gonfiata un palloncino.